Salve a tutti amici di MarcosBox, ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source, puntata che fa parte del ciclo dei riassunti della settimana, dove discuteremo appunto della settimana Linux appena trascorsa e di tutte quante le novità, tutte le notizie che abbiamo postato sul blog e non solo, perché non posso postare naturalmente tutto sul blog, altrimenti voi dite che cavolo, posti 50.000 cose al giorno? Bene. Cominciamo con la prima notizia. La prima notizia riguarda il rilascio della versione con LXDE di Manjaro. Manjaro che cos'è? Manjaro la conoscerete tutti perché se seguite il mio blog l'ho anche recensita e posto parecchie notizie riguardo il mondo Manjaro. È una derivata di Arch Linux che cerca di emulare Ubuntu di fatto. Perché? Perché è una derivata che si prefigge l'obiettivo di essere facile da installare, avere tutto quanto quello che può servire subito dopo l'installazione, quindi installare e utilizzare, in modo superando questo. È una derivata, una distribuzione appunto che mi piace molto, che riesce ad avvicinare l'utente al mondo Arch Linux senza spaventarlo con l'installazione o con problemi legati, come ben sappiamo, al fatto che Arch Linux, essendo una distro che propone innovazioni una presso l'altra, cioè quindi aggiornamenti di programmi importanti, componenti importanti di Linux, spesso e volentieri lascia a piedi l'utilizzatore. Manjaro questo non lo fa perché si basa su un sistema di aggiornamenti in modi service pack, si sta comportando bene. Anche se non la consiglio, per adesso non la consiglio a tutti quanti gli utenti neofiti. Dicevamo, è stata rilasciata la versione con LXDE. Questa versione è curata dalla community perché, come ben sapete, Manjaro rilascia la versione ufficiale con XFCE, quella con OpenBox. Gli altri desktop sono demandati alla community. La community turca si occupa della realizzazione della versione con KDE, non scaricatela. La community francese si occupa della versione con GNOME e quella con LXDE. Mangiare LXDE l'ho provato un po', non l'ho provato a fondo, però non mi è piaciuta poi tanto come spin. Per chi è alla ricerca di una distro con LXDE, consiglio senza ombra di dubbio Ubuntu. Altre storie, non, altre distro non sono degne di nota. Notizione della settimana è stato il rilascio di Focal nel Play Store con tutta la polemica che è conseguita al rilascio e perché è stata rilasciata. Andate a leggere l'articolo perché su tutta la diatriba. L'applicazione mi piace. L'ho provata sul mio Nexus 4, la sto utilizzando apposta dell'applicazione fotocamera presente di default su Android. Offre tantissime funzionalità, offre tantissimi aggiornamenti perché si sta aggiornando praticamente ogni giorno. Mi piace, provatela, fateci un pensierino perché è davvero ben fatta. Poi, se sapete metter mani, se volete contribuire, è open source, quindi sul sito trovate tutto il materiale e potete collaborare. Notiziona della settimana è stato l'annuncio di Valve di SteamOS. Che cos'è SteamOS? SteamOS è un sistema operativo basato su Linux, liberamente scaricabile da parte degli utenti e anche liberamente dato in licenza a tutti quanti i produttori che vogliono integrarlo nei propri dispositivi. SteamOS è il sistema operativo che verrà utilizzato sulla console di Valve e che verrà rilasciato nel 2014 assieme anche al sistema operativo. Non c'è dato ancora sapere su quale distribuzione è basata SteamOS. Visti i rapporti con Canonical, è molto probabile che sia basata appunto su Ubuntu, che verrà basata su Ubuntu. Anche viste le tempistiche di rilascio, perché verrà rilasciata nel 2014, alcuni pensano che sarà basata sulla prossima LTS di Canonical. Speriamolo, anche per via del. Anche secondo me Canonical si sarà impegnata per fare una cosa del genere, perché se sarà basata su Ubuntu, significa avere un ottimo supporto a livello di hardware da parte di Canonical per il suo MIR. Come ben sapete, Canonical ha deciso di rilasciare un suo display server fatto in casa.
Steam ha tutta intenzione di rilasciare un distro che sia pienamente compatibile con i driver, quindi è tutto interesse a collaborare con i produttori di driver per rilasciare driver performanti. Canonical ci avrebbe tantissimo da guadagnare su questa cosa, avendo Valve come partner. Secondo me sarà lui, sarà basato su Ubuntu, poi vedremo. Comunque, una cosa importante appunto di questa Steam, di SteamOS, è che non sarà soltanto un sistema, una console, quindi non sarà soltanto orientata al mondo del gaming, ma potrà utilizzare anche altri servizi. Abbiamo visto come ci sarà anche collaborazione con alcuni partner per servizi di video, audio video online, cose del genere. Diciamo che sarà un portare Linux nel salotto di casa con tutti i servizi annessi e connessi. Alcuni la vedono questo SteamOS come un cavallo di Troia del software proprietario all'interno del mondo Linux. Io all'inizio la vedevo così, poi iniziando a ragionare, ho iniziato a pensare un po' alla Torvalds e non alla Stallman, e ho iniziato a pensare che un interessamento da parte di Valve così massiccio non può far che bene a tutto l'ecosistema Linux, perché porterà avanti il mondo Linux, cioè il nome Linux, anche le masse, e anche porterà risorse per quanto riguarda lo sviluppo dei driver. Leggevo anche che Steam si sta occupando meglio, Valve si sta occupando di ridurre i tempi di latenza delle schede audio, quindi saranno miglioramenti che arriveranno a tutta la comunità Linux. Sono cose che ci fanno comodo. Ci fanno comodo come la notizia sempre di questa settimana dell'aiuto che Nvidia ha deciso di fornire agli sviluppatori dei driver novel, si dice così, penso sì, cioè sarebbero i driver liberi per le schede video Nvidia. Nvidia ha deciso di rimediare alla famosa chiamata alle armi da parte di Torvalds, quando Torvalds ha fatto il gestaccio nei confronti di Nvidia. Quindi ha iniziato a distribuire alcune documentazioni riguardanti appunto il suo GPU. Lo farà sempre più nel corso dei prossimi mesi, quindi gli sviluppatori dei driver liberi avranno maggiori informazioni sulle schede video, non dovranno più ricorrere al reverse engineering, e ne guadagneranno anche i driver liberi Nvidia. Una notizia importante che ho postato questa settimana è quella della nascita del progetto Start Ubuntu. Che cos'è Start Ubuntu? Start Ubuntu è un progetto che mira a offrire supporto, propaganda e compagnia bella al mondo Ubuntu e derivate, sfruttando come cavallo di Troia un evento che si verifica nel 2014. L'8 aprile del 2014 Microsoft smetterà di offrire aggiornamenti e supporto per Windows XP. Quindi utenti di tutto il mondo si troveranno appiedati e avranno una soluzione: se aggiornare il proprio hardware, se pagare la licenza per il sistema operativo, o se cogliere la palla al balzo per passare a un sistema operativo gratuito come Linux. Ebbene, questo, ho iniziato appunto a pubblicare notizie riguardanti Start Ubuntu, parteciperò nei prossimi mesi al progetto, quindi preparatevi a assorbire altri post sull'argomento su Start Ubuntu. Io lo trovo che questa iniziativa sia un'iniziativa molto interessante, perché è un'occasione anche poi da poter sfruttare, da dover sfruttare, perché un'occasione come questa non ci capiterà nel breve periodo. Abbiamo l'occasione di dimostrare al mondo che Linux c'è, Linux esiste, Linux è facile da utilizzare, Linux è gratuito, Linux è open source e tutte le cose belle del sistema operativo Linux. Quindi sfruttiamola questa occasione, sfruttiamola, perché abbiamo l'occasione per non essere più l'1% dell'informatica domestica. Vabbè, appunto, se volete contribuire nel post che ho pubblicato sul blog, trovate tutte le informazioni.
Allora, scaricatevi anche lo sfondo. Approfittiamo di questa occasione per seppellire l'ascia di guerra tra le varie distro. Questo progetto si nasce insieme alla comunità Ubuntu, quindi Ubuntu derivate. Però è anche un'occasione, è rivolto anche naturalmente anche a chi utilizza Fedora, a chi utilizza OpenSUSE, a chi utilizza Arch Linux. Cioè, cerchiamo di fare un po' di squadra questa volta e cogliere la palla al balzo per poter diffondere il messaggio del software libero. Facciamolo perché ce ne guadagniamo tutti da una cosa del genere. Questa settimana si è tenuta la LibreOffice Conference a Milano, il primo appuntamento del settore che si è svolto dal 25 al 27 settembre. Si è discusso di tanti aspetti dell'informatica libera, dell'utilizzo di standard aperti, della necessità, dell'importanza di utilizzare soluzioni open source come LibreOffice all'interno della pubblica amministrazione. Io non ho potuto presenziare a nessuno degli eventi fisicamente, però ne ho visti alcuni in streaming perché sono stati trasmessi in streaming. In particolare mi è piaciuto molto l'intervento di ieri, trasmesso sul canale del 5 Stelle, dove abbiamo avuto modo di ascoltare Italo Mignoli, dove abbiamo avuto modo di ascoltare l'esperienza di Libre Umbria, dove abbiamo avuto modo di ascoltare l'esperienza della provincia autonoma di Bolzano, quella di Macerata, e l'esperienza della CISA, del sindacato. Esperienze concrete di successo del passaggio al LibreOffice che appunto fanno ben sperare per il futuro. Speriamo che venga utilizzato sempre più nella pubblica amministrazione perché è un vantaggio in termini economici che in questo periodo non mi sembra che faccia male ed è anche un vantaggio per la diffusione del software libero e per evitare tutte le insidie del software proprietario e dover essere vittime sempre del software proprietario anche nella pubblica amministrazione. È anche un modo anche per evitare le tangenti per gli appalti. Andatevi a leggere vecchie notizie su blog e capirete. Non ho detto niente. Abbiamo parlato di SteamOS, parliamo di Steam Machines e Steam Controller. Steam, quindi Valve, ha deciso di rilasciare questo sistema operativo e naturalmente verrà rilasciato sulla sua console, sulla Steam Machines. Nel blog trovate tutte le informazioni per poter partecipare al programma beta, dove verranno distribuite le prime console agli utenti per poter testare queste console. È difficile partecipare, cioè nel senso, la vedo difficile rientrare, però comunque tentare non nuoce. Poi andatevi a leggere magari il post approfondimento sullo Steam Controller perché è carina la notizia dello Steam Controller perché Valve ha cercato di realizzare un controller che un controller grazie al quale è possibile giocare a tutti quanti i giochi presenti sul catalogo Steam. Quindi significa poter utilizzare e giocare anche a quei giochi che richiedono il connubio tastiera più mouse. Ha realizzato questo nuovo tipo di controller che è molto interessante. Notiziona che ha fatto discutere molto la comunità italiana e non solo è stata il polverone sollevato da Daniel Fauré, il principale sviluppatore di Elementary OS, o meglio, il principale designer di Elementary OS a questo punto, perché alla fine OS mi sembra più che altro un esercizio di grafica che una distro seria. Ovvero l'intenzione di far pagare per poter scaricare la distro. Questo non è piaciuto a moltissimi della comunità. Perché? Perché la vedono come un'imposizione, la vedono anche come un prendersi dei meriti non propri, perché alla fine Elementary è una derivata di una derivata, tanto vale se devo dare soldi, darli direttamente a Debian oppure dargli a Canonical, perché alla fine utilizza il servizio Launchpad ed è basata su Ubuntu, cioè quindi alla fine non è una derivata vera e propria, ma è soltanto un desktop piazzato su Ubuntu. Infatti è possibile trasformare Ubuntu in elementari aggiungendo qualche PPA. Appunto, come dicevamo, non è piaciuta questa idea di far pagare per poter scaricare, perché molti giustamente dicono fai sistemi alternativi, vendi gadget per racimolare i soldi, se vuoi racimolare i soldi, se dici che hai bisogno di soldi. Oppure fai sistemi come quello utilizzato da Clem per Linux Mint. Linux Mint ha messo su un sistema di donazioni,
Ogni mese vengono rendicontate, viene fatto un post dove viene specificato anche il centesimo versato, quindi massima trasparenza. Quindi fare un sistema del genere, no che io preventivamente per poter scaricare l'ISO devo darti i soldini, che non mi sembra una cosa, non mi sembra una cosa tanto carina. Appunto, se devo dare i soldi, preferisco dare i soldi direttamente a chi si sporca le mani per realizzare il software di cui benefici anche tu, che è sviluppo sperimentale. Polemica che in questi giorni sta continuando. Stamattina ho visto che c'è stato anche un altro post di Nine4e, poi nei prossimi giorni vi terrò aggiornato con altri post al riguardo. Due notizie che non riguardano strettamente il mondo Linux, anzi, colgo la parola a balzo per chiedere a voi utenti e ai lettori, fatemi sapere se queste notizie vi possono interessare o se non è il caso più di pubblicarle. Perché, come avete visto, negli ultimi mesi ho iniziato a pubblicare anche notizie non strettamente legate al mondo Linux. Non so se a voi lettori piacciono tanto, cioè, o meglio, da quel che ho potuto vedere, dalle statistiche di lettura dei vari post, cioè, hanno avuto una certa attenzione, però non so se i più piacciono, se i fedelissimi piacciono. Perché non vorrei trasformare poi i blog in un qualcosa di diverso da quel che è adesso. Dicevamo, dal 12 al 13 ottobre a Roncade si svolgerà una maratona per gli sviluppatori informatici. Nel post trovate tutte le informazioni al riguardo. L'ho postato perché, come molti utenti Linux sono anche programmatori, penso che possa far piacere una notizia del genere. Vediamo un'altra notizia. Ah, ecco, l'altra notizia è molto, molto carina. Perché riguarda un progetto che a me piace molto, Yolla è che cos'è? Questa software, questa casa di produttrice di smartphone che ha deciso di investire su MeeGo, o meglio su quello che resta di MeeGo, ha realizzato un nuovo sistema operativo per smartphone e tablet chiamato Syfy OS, che vedremo in azione su Yolla. Chiamato così il primo dispositivo della casa, e prende il nome appunto dalla casa. È stato pubblicato sul canale video di Yolla un video che mostra l'esperienza utente di questo device e del sistema operativo. A me, devo dire, piace tantissimo perché il concetto che c'è dietro a SyFish OS è quello dei gesture che poi sono state utilizzate anche in altri sistemi operativi mobile. Consente l'utilizzo del dispositivo con una semplice mano. Nel video potete vedere benissimamente. Il sistema si presenta pulito, immediato. Appunto, l'utilizzo delle gesture consente di utilizzarlo con una sola mano. Quindi scordatevi i classici sistemi operativi dove dovete per forza ricorrere alla doppia mano. Anche scordatevi i classici device come quelli della Samsung, giganteschi, dove per poter utilizzare al meglio avete bisogno di due mani, oppure non so se avete visto quella cosa criosa che c'è sul nuovo Note 3, cioè quella specie di telefonino più piccolo che appare a display per poter essere utilizzato con una sola mano, poi magari vi posto il link con la foto, cioè cose assurde. Perché a mio avviso un device, uno smartphone deve poter essere maneggevole, deve poter essere utilizzato con una sola mano, anche il sistema operativo deve essere tutto sviluppato secondo questo concetto. Io già adesso con il Nexus 4 non nascondo di dirvi che se sto comportando il cane con una mano e con l'altra cerco di utilizzare il device, non riesco a raggiungere tutti i punti. Purtroppo è così. Non è che ho la mano piccola, però non so, ho forse una mano un po' cicciosa, ma non piccola. Bene, in questo video è possibile vedere l'esperienza utente che piace molto, e è possibile vedere anche un'altra caratteristica grande di questo sistema operativo, ovvero la possibilità di avere applicazioni Android native all'interno del sistema operativo, non separato, proprio tutto integrato. Quindi voi nella schermata vi trovate le stesse applicazioni presenti su che potete scaricare dallo store di Google. Quindi un sistema operativo semplice, intuitivo, innovativo, non spaventerà coloro i quali passeranno a questo sistema operativo, perché troverete tutto il parco software di Android più il parco software che verrà sviluppando per SyFish OS. Quindi ottima, ottima pensata, ottima idea, mi piace molto. Speriamo che venga
venga venduto anche in Italia più presto questo device. Seguite, magari segnatevi come ho fatto io sul sito di Yoga per avere notizie al riguardo. Ultima notizia, anzi no, ultime due notizie. Una notizia rientra, fa parte del discorso che abbiamo visto prima su LibreOffice, che è un comunicato stampa, quindi ve lo leggo così com'è. La Document Foundation ha annunciato che lo studio Storti, il principale fornitore di soluzioni open source per la pubblica amministrazione italiana, è entrato a far parte dell'advisor board appunto della Document Foundation. Studio Storti, che appunto è visto che è praticamente un fornitore di servizi open source, ed è molto importante che un fornitore del genere entri a far parte della Document Foundation, perché significa che vuole investire seriamente nella diffusione di LibreOffice all'interno dei propri servizi, della pubblica amministrazione e tutto il resto. Oltre a questo, oltre ad entrare nella Document Foundation, nella Divisor Board, lo studio Storti ha aperto una divisione LibreOffice destinata a fornire supporto professionale alle migrazioni da Microsoft Office a LibreOffice. A me piace questa notizia è stata data in concomitanza con l'evento di Milano della Document Foundation. Come ho detto, mi piace perché significa che abbiamo un alleato in più nella diffusione del software libero, dei formati aperti di LibreOffice, pronto a investire, a diffondere la cultura del formato libero, del software libero all'interno della pubblica amministrazione. L'ultima notizia della settimana, anzi, ultime due, beh, questa non lo so, forse questa non ve la dico. Ve la dico, non ve la dico, perché non ce ne frega niente. Sì, vabbè, ve la dico lo stesso. Vabbè, sono arrivata, è uscita la beta 2 di Ubuntu 13.10 derivate. Datevela a scaricare se volete scaricare. Non poi dite che io sono troppo, pubblico troppe notizie su Ubuntu e tutto il resto. Bene, ultima notizia con quale voglio concludere, sono gli auguri al New Project. Ieri 27 settembre, oltre ad essere l'anniversario di mio fratello di matrimonio, è stato anche il compleanno dello New Project. Fu infatti il 27 settembre del 1983, ovvero 30 anni fa, che Richard Stallman annunciò la nascita del progetto New. Progetto New che poi ha dato vita a tutto quello che riguarda il software libero, open source, ha dato vita a Linux, ha dato vita di conseguenza anche Android, ha dato vita alla nostra passione, alla nostra comune passione, e ha anche fatto sviluppare alcuni incontri, alcune amicizie qui online e non solo. Nel blog ho postato la notizia, ho fatto gli auguri naturalmente al progetto GNU, e trovate anche il link al messaggio originale che Richard Stallman inviò quando nacque il progetto. Bene, con questo ho concluso, sperando la prossima settimana di avere tante belle notizie da comunicarvi. Un saluto a tutti, lunga vita e prosperità, e un saluto particolare a Ricky. Ciao Ricky.